E però noi facevamo l'amore, un figlio non voleva saperne di arrivare. Era il nostro noi, che ogni mese cadeva in terra e si spaccava in due. E a furia di incollarlo poi non si è aggiustato più. I primi mesi era stato normale fare ogni volta tutto il giro, scollinare i cicli mestruali senza chiedersi nulla, non pensarci nemmeno, solo fare l'amore perché non si poteva fare altro che cercarsi dentro i vestiti appena si era un po' vicini. E poi era venuto quel pensiero dei figli. Era un pensiero che all'inizio era un pensiero bello con cui ci abbracciavamo prima di dormire. E così fare l'amore era diventato un modo per provare a gonfiare il nostro noi. Da due che eravamo, farlo diventare tre, poi quattro, come un palloncino a forma di coniglio che soffi forte e prima non succede niente, poi di colpo sbuca un orecchio. In quel periodo Sara mi accompagnava spesso a scuola la mattina, salutava i bambini delle mie classi come se fossero tutti quanti figli nostri. Qualcuno lo prendeva in braccio e mi chiedeva: Pietro, come mi vedi? E ogni mese era la stessa illusione. Per qualche settimana ci credevamo, Sara diceva che se lo sentiva, e allora andavamo in giro travestiti da famiglia, in due dietro una pancia, gli occhi che guardavano tutto dividendolo per tre. E c'era una forza immensa. Sara mi diceva: Pietro, io non ho paura di niente, non ho paura di nessuno. E tutte le donne incinte che incontravamo, Sara trovava un modo per avvicinarle anche senza dirsi nulla, solo starci vicino, lasciare che le pance si parlassero tra loro. E poi però ogni volta non succedeva niente e i mesi cominciavano a passare e di fare visite nessuno dei due ne voleva sapere, almeno dividersi le colpe. Lei a scuola però non ci voleva più venire, ogni mattina inventava una scusa diversa per restare a casa, mi salutava sulla porta. Ogni volta che la sentivo aprire il cassetto in cui teneva gli assorbenti in bagno, sapevo che poi l'avrei vista uscire mordendosi le labbra e mi si sarebbe seduta accanto e per ore non avrebbe detto niente e poi la sera mi avrebbe cercato furiosa dentro il letto. E così abbiamo preso a fare l'amore in un modo scomposto, lei che mi si avventava contro, i piedi che le si stringevano di rabbia, gli occhi socchiusi di furore, e poi restavamo lì, ognuno nella sua parte di letto a respirare con gli occhi aperti, ognuno con un dolore che tanto era solo suo, che non poteva essere l'altro a consolare. Le lasagne erano sempre le prime, il tiramisù appena sotto, ultimo in fondo il petto di pollo. E così poco per volta il petto di pollo è scomparso dai contenitori di plastica. Mia madre gli preparava solo cose d'alta classifica, più qualche novità che prima sperimentava con noi. E poi se era buona gliela metteva dentro una borsa che ritrovavo già pronta all'ingresso. E un giorno lì accanto ci ho trovato anche un pacco infilato in una grossa busta di plastica. Dentro c'era un forno a microonde, l'aveva vinto con i punti del supermercato. Ha detto: gli può essere comodo se gli spieghi come funziona. E io e Ormo che la sera abbiamo guardato le lasagne girare oltre il vetro, come la ballerina di un carillon, fino a quando il campanello è suonato.